È legittimo sollevare la domanda circa l'esistenza di una specifica filosofia italiana. Dobbiamo cioè chiederci se esista una specificità della filosofia italiana in quanto tale. Recentemente, ad esempio, Roberto Esposito, nel suo libro Pensiero Vivente, ha giustamente sollevato questa domanda, prospettando una risposta che, dal mio punto di vista, è insieme corretta e non corretta. È corretta perché Roberto Esposito individua l'esistenza di una specificità della filosofia italiana, individuandone per così dire il quid proprium in forza del quale la filosofia italiana si distinguerebbe dalle altre filosofie europee e non solo europee. La posizione di Roberto Esposito, invece, mi pare meno convincente quando individua questo tratto specifico della filosofia italiana in quella categoria, a mio giudizio, molto vaga e troppo poco definita, che è la categoria di vita, al centro appunto del suo lavoro Pensiero Vivente. Secondo Esposito, la categoria di vita e di pensiero vivente permetterebbe di trovare la specificità della cosiddetta Italian Theory, la teoria italiana o filosofia italiana, come potremmo anche tradurre. Io credo invece che la specificità del pensiero filosofico italiano esista, e in ciò concordo con Roberto Esposito, ma debba essere individuata altrove. In particolare, è mia ferma convinzione che la specificità della filosofia italiana risieda nella categoria di concretezza storica, di pensiero storico, o se si preferisce, di pensare storicamente. La tradizione italiana è cioè nella sua essenza una tradizione che pensa la concretezza storica, che pensa la storicità, che rinuncia a grandi voli universalistici e astratti per prestare invece attenzione alla concretezza storica, alla storia nella sua concretezza più radicale. E in effetti, in termini anche molto generali, se noi ci domandassimo qual è la cifra del pensiero italiano, il comune denominatore, diciamo così, di autori tra loro evidentemente diversissimi, come Gioacchino da Fiore e Antonio Gramsci, come Giambattista Vico e Benedetto Croce, come Niccolò Machiavelli e Giovanni Gentile, per citare solo alcuni degli eroi della filosofia italiana, ebbene dovremmo, credo in qualche modo necessariamente riconoscere che al di là delle differenze notevoli dovute all'epoca, al contesto, vi sia come orizzonte comune, stabilmente comune a questi autori, anche molto diversi fra loro, l'attenzione per la concretezza storica, il pensare storicamente. Quando Gioacchino da Fiore, ad esempio, si domanda come domanda fondamentale filosofico-teologica la domanda intorno al regno, all'avvento del regno dello spirito, sta inaugurando non soltanto, come ha mostrato in termini più o meno condivisibili Carl Loewit in Meaning of History, Meaning in History, il significato e fine della storia, non individua soltanto, non fa nascere soltanto la filosofia della storia, espressione anch'essa da problematizzare, ma più in generale Gioacchino da Fiore per la prima volta assume il pensare la concretezza storica come fulcro del discorso filosofico, come fulcro di un discorso filosofico che non è più centrato su categorie extrastoriche, ma che invece diventa proiettato nella pura immanenza della concretezza storica come luogo della rivelazione stessa del divino. Ancora, quando agli albori dell'età moderna Machiavelli nel Principe prende radicalmente le distanze dai pensatori astratti alla Platone che proiettano nell'iperuranio la verità astratta e vuole invece pensare la verità nella realtà effettuale e quindi pensare la realtà politica concretamente agita dai soggetti, ebbene Machiavelli stesso sta in qualche modo riconfigurando la tradizione filosofica, assumendo anch'egli,
come proprio terreno privilegiato d'analisi la concretezza storica e politica dell'Italia del suo tempo nei suoi conflitti concretissimi. Discorso analogo si potrebbe fare per l'autore che sempre viene studiato e analizzato in antitesi rispetto a Machiavelli, cioè Guicciardini, il quale Guicciardini, sia pure da una prospettiva non riducibile evidentemente a quella di Machiavelli, anch'egli si interroga sul particolare, cioè sulla specificità individuale concretissima, in antitesi con quelle tendenze astraenti e universalizzanti che, come conseguenza necessaria, implicano la perdita del concreto storico. Ma per non tacere poi di Giambattista Vico, il quale esplicitamente, tempo dopo rispetto a Machiavelli e a Guicciardini, riconosce nella scienza nuova della storia esattamente il tema fondamentale di cui deve occuparsi la filosofia in antitesi con la via schiusa da Cartesio, Renato delle Carte, come viene nominato in maniera irriverente da Giambattista Vico nella Scienza Nuova. Cioè Scienza Nuova, dice Vico, in antitesi con la scienza astratta delle verità eterne, ciò che Foucault chiamerà, a proposito di Descartes, l'analitica della verità, per Giambattista Vico la Scienza Nuova deve essere quella che pensa la concretezza storica, che pensa l'identità di verum et factum convertuntur, dice Vico. Verum ipsum factum, la verità cioè riguarda la concretezza storica, la ricostruzione dell'accadere storico nell'autocoscienza umana, in ciò anticipando Vico le grandi tesi dell'idealismo classico tedesco. Ma ancora, se noi pensiamo ad autori anche che solitamente vengono presentati come astratti e lontani sideralmente dal piano della concretezza storica, come Gioberti e Rosmini, ci accorgiamo che anch'essi nell'Ottocento sono portatori di una visione che tiene in debita considerazione la concretezza storica, giacché Rosmini non è solo l'autore della protologia, Gioberti non è solo l'autore della protologia, né Rosmini è solo l'autore delle analisi dell'essere ontologiche, ma entrambi hanno un fermissimo radicamento nella concretezza storica. Gioberti teorizza il neoguelfismo, Gioberti ragiona sulle categorie della politica italiana, ciò di cui si ricorderà Gramsci nei Quaderni del carcere, e lo stesso Rosmini ragiona sulle piaghe della Chiesa cattolica, sulla concretezza, sui problemi all'ordine del giorno della vita concreta della storia italiana. E poi arriviamo fino ai tre grandi maestri della filosofia italiana del Novecento, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Antonio Gramsci, i quali apparentemente diversissimi per vicende anzitutto politiche, essendo stato Gramsci marxista, Croce liberale, Gentile fascista, al di là di questa differenza e poi anche delle differenze specifiche dei loro sistemi di pensiero, tutti e tre si trovano d'accordo nel riconoscere l'importanza ineludibile del piano della concretezza storica. Benedetto Croce, come sappiamo, teorizza l'identità di filosofia e storia, teorizza l'impossibilità per il pensiero di eludere la concretezza storica, è teorico appunto del pensare storicamente, vuoi anche di uno storicismo immanentistico radicale che proietta Hegel nel piano della concretezza storica dell'accadere. Lo stesso Giovanni Gentile, con la dialettica attualistica, riforma Hegel nel senso di un immanentismo storicistico tale per cui la categoria fondamentale diventa quella del divenire, della temporalità storica immanente, o come Gentile stesso dice nella teoria generale dello spirito come atto puro, riprendendo e modificando Vico, verum et fieri convertuntur, il divenire storico, la concretezza in atto dell'atto diventa il luogo fondamentale della verità filosofica. E discorso analogo potrebbe farsi per molti versi anche per Antonio Gramsci, il quale solitamente presentato come marxista e quindi inavvicinabile rispetto ai codici di Croce e di Gentile, in realtà anche Gramsci, se se ne studia con attenzione al di là dalle
lenti interpretative troppo ideologiche, se se ne studia il pensiero, si scopre che anche in Gramsci non è passata invano la lezione di Hegel mediato dalle letture di Gentile e di Croce, perché la categoria fondamentale di Gramsci diventa quella della prassi. Tutto è prassi, tutto è atto, tutto è divenire storico. Il reale è un divenire, dice Gramsci nei Quaderni, assimilando e facendo sua la lezione di Gentile, rideclinandolo nella forma, potremmo chiamarlo così, di un attualismo marxista o di un attualismo rivoluzionario, tesi questa già adombrata peraltro da Augusto Del Noce. E dunque si potrebbe con diritto sostenere che questi tre autori, diversi per posizioni politiche, diversi per il modo specifico in cui declinano l'idealismo hegeliano, vuoi in forma riformata, Gentile, vuoi in forma iperstoricistica, Croce, vuoi ancora in forma marxistica di filosofia della praxis, Gramsci, tutti e tre assumono la concretezza storica del divenire come luogo privilegiato del filosofare. Noto per inciso che il rapporto che lega Gramsci a Gentile è per molti versi, mutatis mutandis, lo stesso che legava Marx a Hegel. Tanto più Marx si dichiarava al di là di Hegel, tanto più in realtà ne metabolizzava inconfessabilmente la logica dialettica, il sistema stesso del pensare storico, assumendo la contraddizione e la totalità come categorie fondamentali. E analogamente Gentile è al centro dei Quaderni del carcere, quanto più Gramsci vorrebbe essere andato al di là di Gentile, tanto più in realtà Gramsci resta gentiliano malgré lui, resta gentiliano inconsapevolmente, resta appunto teorico dell'atto in atto, sia pure declinato prassisticamente nella forma marxiana, ma di un Marx riletto via Gentile, appunto una filosofia della praxis che Gramsci stesso qualifica nei Quaderni come storicismo assoluto. Allora occorre interrogarsi ancora a partire da Esposito e oltre Esposito e anche al di là di queste considerazioni naturalmente tutto fuorché esaurienti che sono venuto svolgendo, anzi in forma assai impressionistica, occorre interrogarsi se esista un quid proprium della filosofia italiana, una specificità del pensiero italiano. E occorre anche notare che già altri autori hanno provato a ragionare prima di noi su questi temi. Non soltanto Giovanni Gentile, che nei suoi studi ha provato a ripercorrere una tradizione della filosofia italiana legata non solo al Risorgimento, ma anche già al Rinascimento, ma prima di Gentile è stato il suo maestro ideale, Bertrando Spaventa, a porre questa domanda nei suoi studi. Bertrando Spaventa, forse per la prima volta in maniera netta e anzi assumendolo come problema filosofico fondamentale, si è domandato su se esistesse una specificità della filosofia italiana in quanto tale. E come sappiamo, mi limito qui a citarla di passata, Bertrando Spaventa espone la nota tesi circa la circolazione della filosofia italiana nella filosofia europea. Cosa intende dire con questa categoria Bertrando Spaventa? Intende dire essenzialmente che la grande filosofia moderna europea trova nell'Italia la sua origine, le sue radici fondamentali. Nel Rinascimento italiano viene alla luce la grande filosofia europea, la quale poi, nata in Italia, esce dai confini italiani, si sposta, si dirama nelle altre aree dell'Europa, da lì trova un suo fecondo sviluppo e poi, una volta sviluppatasi in Europa, ecco che per circolazione interna ritorna in Italia e si sviluppa con nuova linfa in Italia. La tesi di Spaventa è una tesi interessante, degna di essere discussa. Spaventa la determina anche concretamente, facendo riferimento a tutta una galassia di autori non soltanto rinascimentali. Ad esempio, Spaventa nota che è già tutta nella teoria bruniana degli eroici furori e del panteismo quella che sarà poi l'etica di Spinoza. Sempre Spaventa dice che vi è già nella metafisica di Tommaso Campanella quello che può con diritto essere considerato il prodromo fondamentale del sistema cartesiano.
e così via. Questa grande filosofia che nasce nel Rinascimento italiano passa poi all'Europa, viene metabolizzata dall'Europa, Cartesio, Spinoza, poi Kant e Hegel che metabolizzano, soprattutto poi Hegel e l'idealismo metabolizzano la scienza nuova di Vico, cioè la storicità come luogo fondamentale del filosofare, e poi, dopo che questa filosofia europea si sviluppa sulle grandi basi della filosofia italiana, ritorna in Italia, essenzialmente tramite Spaventa stesso, l'hegelismo di Spaventa, ma poi possiamo dire noi, anche con Rosmini e con Gioberti, che reintroducono in Italia Kant e Hegel, e poi, andando oltre le tesi di Spaventa, potremmo dire che con Croce, Gramsci e Gentile, Hegel e Marx rientrano in Italia, quindi la grande filosofia europea nata da quella italiana torna poi a svilupparsi in maniera originale e fecondissima nella penisola italiana. Tesi interessante quella di Spaventa, tutta da discutere, non definitiva, ma che ha il grande merito, io trovo, di sollevare il problema a proposito della specificità di una filosofia italiana, imponendo anche a noi oggi di ripensare la necessità di interrogarci sull'esistenza di una filosofia italiana, soprattutto in un momento di crisi dell'identità italiana, quale quello in cui stiamo vivendo oggi, 2014, nel momento in cui il paese sembra aver perso insieme alla propria sovranità anche la propria identità culturale. E occorre sempre ripartire dalla cultura, ce lo insegnano gli stessi Gramsci e Gentile, per ripensare criticamente il proprio presente. E dunque, ancora una volta, è oggi più che mai necessario tornare a interrogarsi sull'esistenza della specificità di una filosofia italiana, individuandone il quid proprium, dal mio punto di vista almeno, nel pensare storicamente. Questa è la specificità del pensiero italiano.